squadra veneta che si fa sentire, si dice sempre bisogna fare squadra, qui la squadra c'è, tutti i sindaci compatti assieme alla regione per difendere i territori e per fare in modo che le tasse restino qui. C'è anche una richiesta di sperimentazione. È quella che io definisco autonomia a geometria variabile. Chi è bravo deve avere più competenze e gestire le proprie competenze e le risorse sul territorio, e chi non è virtuoso deve essere controllato a vista da Roma, ma non è il nostro caso. Se non vi ascoltano, perché non sarebbe la prima volta? Beh, ricorso avanti la Corte Costituzionale e poi tutta una serie di misure e di azioni che difenderanno i nostri territori. Abbiamo 4.800.000 veneti da difendere con tutte le nostre forze, e prima, come diciamo sempre, vengono i veneti, non quelli di Roma. Sindaco che si è già tolto la fascia tricolore, si è già messa quella col leone, forse si è preso avanti, ma su qualcosa che potrebbe anche accadere in Veneto. Beh, è un bel segnale, no? Pensare che comunque il segno identitario si lega fino in fondo, non è un segno di contrapposizione, ma la volontà di dire che la nostra bandiera ha 1100 anni di storia. E del resto tutte queste sollevazioni, tutte queste proteste non ci sarebbero se chi è a Roma avesse gestito in maniera federalista il paese. La verità è che il centralismo ha penalizzato noi, ha avvantaggiato gli spreconi. Nei confronti dello Stato per avanzare però richieste forti? Beh, c'è una trasversalità che è unica, c'è una condivisione di intenti e di vedute, e questo ci farà avere un fronte compatto rispetto a quello che è Roma, la Roma dei palazzi, la Roma che non capisce i territori, la Roma che considera il Veneto periferia dell'impero.